dopo la pausa estiva, tra l'altro in concomitanza con il nuovo governo, abbiamo ripreso i lavori della consulta nazionale piccoli comuni. Le tematiche affrontate sono appunto l'esame del documento di Gornate, dove lì rimane la nostra piattaforma rivendicativa sui temi più importanti, dal garantire i servizi a tutti, la fiscalità di vantaggio, la lotta al controesodo, la semplificazione. Ecco, questo documento è la nostra piattaforma politica che vogliamo sicuramente portare all'attenzione del nuovo governo, con anche una particolare attenzione rispetto alle risorse. La principale richiesta che arriva dal coordinamento nazionale è quella di stabilizzare i fondi investimenti della passata finanziaria e trasportarli anche nel 2020, abbinato appunto alla possibilità di semplificare sempre più l'operazione dei comuni, garantire le scuole in aree disagiate cambiando parametri, cioè una politica nazionale che tenga conto che abbiamo un'Italia fatta di piccoli paesi dove i numeri a volte non sono favorevoli, però se vogliamo mantenere le popolazioni su questi territori dobbiamo garantire servizi, poi cambio parametri per quanto riguarda le scuole, abbiamo il problema dei medici di base che stanno abbandonando i territori, una serie di problematiche importanti che sono fondamentali per garantire la presenza dei cittadini su ampie fasce del nostro territorio. Siamo fiduciosi, il nuovo governo è appena insediato, ma naturalmente noi saremo pronti anche all'Assemblea Nazionale ANCI nel trasportare queste rivendicazioni dei territori, perché sono fondamentali appunto per la vita del nostro paese. Senza le piccole comunità rischiamo di perdere una parte importante dell'Italia. Sempre più questo tema fortunatamente entra anche nei media e naturalmente noi lavoreremo perché appunto si possa giungere finalmente a delle politiche nazionali che tengano conto di questa Italia dei borghi. Ci crediamo, ci lavoreremo e naturalmente siamo pronti a tutti i livelli, compreso anche di lavorare nelle ANCE regionali, nelle regioni, sempre più per tenere questo ferro caldo della necessità di dare servizio a tutti i cittadini e in particolare quelle delle aree interne, e naturalmente non molleremo, grazie soprattutto all'impegno politico di ANCE nazionale, ANCE tutta, che appunto sta dando grande supporto ai piccoli comuni. In questo caso voglio ringraziare anche il Presidente De Caro e anche lo staff, diciamo, tecnico di ANCE nazionale, perché in questi anni, siamo anche un po' in tema di bilancio, ci ha dato un supporto fondamentale per affrontare queste problematiche. Grazie ANCE, noi ci siamo e continuiamo a lavorare per i piccoli comuni.